Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova intervista barra chiacchierata del nostro Road to Lucca. E a questo giro abbiamo What Up? Narrativa con Michele Gelli. Ale, Quindi ci siamo. Michele Gelli è il responsabile di narrativa, è il capoccia di narrativa. Oltre ad avere una bellissima barba ed avere la capoccia. La relativa capoccia. Esatto, è il capoccia di narrativa. Quindi, per tutti gli arrivi in Italia dei giochi di narrativa con tutte le varie particolarità, lo dobbiamo alle scelte di Michele su quello da portare e non portare in Italia per quanto riguarda narrativa. Allora, narrativa ci ha abituato negli anni a non essere tipica. Cioè, narrativa si può dire di tutto, Infatti. ma non è un editore di giochi di ruolo tipici. Anzi, probabilmente non volete mai entrare sotto quell'etichetta. Guarda, più che altro è che il mercato dei giochi normali Sì? è affollatissimo. Quello è vero. Esatto, cioè nel senso è un mercato affollato, è un mercato per editori con le spalle molto larghe, perché fare il librone cartonato con 2000 illustrazioni, eccetera, è comunque un costo, è un investimento. Certo. Per, francamente prende un tipo di gioco, un tipo di pubblico che non sono più io. Infatti, Perché narrativa ha puntato su qualcosa di totalmente diverso. francamente abbiamo preso, stiamo tentando di puntare su gente che non ha più tempo. Cioè, ad esempio, io ho due lavori, non ho più tempo, faccio fatica a vedere gli amici. Quindi quando gioco non posso più permettermi il lusso di dire agli amici: ragazzi, ci vediamo per i prossimi n martedì con n tendente a infinito. Ho bisogno di qualcosa che, con tutti gli amici messi nelle mie condizioni, stringa, Qualcosa ci di dia più la. simile, per assurdo, ai board game, che hanno una conclusione abbastanza prefissata, nel senso una tempistica più ridotta. Esatto, cioè, quindi cioè, i giochi di narrativa in linea di massima consentono di avere un'esperienza di gioco più completa pur in un tempo più limitato. Ricordiamo, È ragazzi, questo. che narrativa, prendiamo alcuni dei prodotti di narrativa che abbiamo qui. Vediamo perché li ho messi tutti in giro. Maledizione, maledizione. Ricordiamo Cuori di Mostro, ricordiamo tutte le altre cose che abbiamo avuto la possibilità. Abbiamo Kagematsu, poi ci sono La mia vita con il padrone, Cani nella vigna. La bellezza di questi giochi, ragazzi, è che sono tutti molto atipici. Puntano sull'essere atipico, cioè su non essere il classico gioco di ruolo, sull'andare a esplorare. Probabilmente nella maggior parte dei casi si tratta di andare ad esplorare un aspetto particolare del gioco che andrà praticamente sviscerato in una tempistica un po' più ristretta rispetto alle classiche mega avventure dei giochi di ruolo un po' più classici. Esatto, guarda, più o meno è la differenza che passa fra Second Life e World of Warcraft. Se, Sì, così sì, sì. facciamo una cosa: Second Life crea un contenitore dove si può fare di tutto, ma non ti dà. E poi ti dice: ok, questo è il tuo contenitore, cavoli tuoi, fondamentalmente. Certo. Che, oh, per carità, dopo ci si fa veramente di tutto, però è veramente cavoli tuoi. World of Warcraft invece ti dice: ok, qui non ci fai tutto, qui ci giochi. È una cosa più limitata. Non ci farei certamente questo, questo, quest'altro. Qui si fa World of Warcraft con i raid, con le missioni, cioè con una struttura già prefissata, però lo si fa estremamente bene. Perché e verrai supportato per fare questa cosa qui. Per esempio, Cani nella vigna è un gioco sulla responsabilità. Certo. Cani nella vigna premeditatamente impedisce al giocatore di scaricare la colpa delle sue decisioni su qualcuno, o sul master, o sulla divinità del piffero, o su quello o su quell'altro. E è vero, ci sono alcuni giochi dove la cosa per regola è meglio perché genera storie migliori, eccetera. Ma qui esploriamo la storia di dei pischelli appena usciti, che non fanno ancora fatica a radersi, che vanno a esplorare il mondo fuori. E così come il personaggio inizia la sua corsa lì, anche
i giocatori iniziano la loro corsa e si devono sentire responsabili delle decisioni che piglia il personaggio. Quindi, partendo da questo presupposto di che appunto narrativa punta a un altro genere di giochi e negli anni ci ha abituato a traduzioni o comunque trasposizioni di giochi di ruolo che in giro per il mondo o italiani o comunque esteri, sia esteri che italiani, molto particolari, che quindi non erano classici. Forse i più classici che avete sono Apocalypse World e Dungeon World. Sono sì. I più classiconi. Dungeon World è, credo, una lettera d'amore ai classiconi. Sì. E credo che io, cioè, per me è stato riscoprire la gioia di poter giocare le avventure della Scatola Rossa, perché io alla mia età e come giocatore nasco dalla Scatola Rossa. Quindi, ricordiamo la mia gaffa al DJ Birthday, dove a Michele e a Nicola di Fate rimane, voi siete vecchi giocatori navigati. Ok, non l'ho messa giù bene. Sotto questo punto di vista, navigatissimo. Quindi Scatola Rossa prima, Warhammer Fantasy Roleplay dopo, per anni. E Dungeon World porta lo stesso principio, giochiamo in maniera più semplice, più diretta, più veloce, più rapida, senza grossi problemi in mezzo di tabelle, mica tabelle, esatto, dati, mica dati. Secondo me Dungeon World fa per chi vuole l'avventura senza la parte tattica. Quindi cioè, ovviamente molti di questi giochi puntano più a creare una bella storia che non a creare uno scontro tattico interessante. Ok, quindi, e in effetti l'abbiamo potuto vedere anche in giochi dove lo scontro non è la parte centrale, ma che ovviamente ci ha fatto... è presente, come per esempio in Cuore di Mostro, dove ci sono gli scontri, ma non sono chiaramente i classici scontri. Esatto, non sono sicuramente il nocciolo. E anche quando vengono trattati in modo talmente secondario che risulta fin da subito chiaro che non è la parte importante, non è la parte in cui bisogna... su cui bisogna concentrarsi in quel tipo di giochi. Ad esempio, a me capita spesso quando ci capita, talvolta, in fiera, no? Dove sono le statistiche delle armi? No, guarda, in Cuore di Mostro non ha senso mettere le statistiche delle armi. Cioè, non parla di scontro a fuoco. Se arriva uno scontro a fuoco in Cuore di Mostro, è segno che è una scena megatonica dove... Se qualcuno ha una pistola è già un casino. Sta succedendo un casino che non... Cioè, tipo sarebbe come il Nuclear Winter Fireball di Knights of the Dinner Table, proprio il casino da cui non si esce. Ok, e quindi... ricordiamo che noi ci siamo arrivati nella nostra campagna su DJI a una scena simile, aggressiva, molto senza però arrivare a questi estremi. Cioè, l'abbiamo per un'idea, ragazzi, sulla nostra campagna di Dice Games Italia, la DJI High School, dove abbiamo giocato Cuore di Mostro, abbiamo avuto anche quelle situazioni di combattimento, ma se ve le ricordate non erano la parte centrale. Però questa intervista in realtà punta a un'altra cosa. Il grande problema, in grande domanda di questa intervista è: per la strada verso Lucca, Road to Lucca, cosa ci dobbiamo aspettare da narrativa a Lucca Comics and Games 2015? Sulla strada vi posso già dire che vi potete aspettare tanto caffè. Ok. dietro ogni fiera riuscita c'è un sostanziale quantitativo di caffè. sostanziale quantitativo di caffè, insulti, incazzature, corse all'ultimo momento, notti in sonno. Le corse all'ultimo momento, quelle sono all'ordine del giorno. Ne so qualcosa anch'io, dovendo fare anche dall'altra parte fumetti, dovendoli realizzare, si arriva sempre all'ultimo a concludere il lavoro. Col tipografo, ti supplico, è l'ultima volta che porti i file così tardi. È vero, è verissimo, ragazzi, è una storia di una vita. Quindi la tua situazione mi ricorda tra l'altro molto quella di che già ci ha citato Leo e Kurt nella loro intervista, che erano nella merda come tempistiche, perché ovviamente erano ancora indietro. È una situazione in realtà, ragazzi, standard, direi, alla fin fine. Cioè, per poter essere avanti bisognerebbe che i giochi avessero delle vendite che non hanno. Per poter investire talmente tanto da fare con molto anticipo. Per poterli stampare 3 mesi prima. Mm-hmm. Quindi proprio c'è cose che nell'editoria italiana dei giochi, forse Giochi Uniti si può permettere. Cioè, forse. Nella mia vita di editore
che comunque fra fumetti giapponesi una cosa e l'altra, ho fatto l'editore responsabile editoriale, eccetera, per più di 20 anni. Solo una volta siamo riusciti a metterci con 2 mesi e mezzo di anticipo, file pronti 2 mesi prima che non si era mai visto nell'universo, ma sono Tutti stati tipo belli 4 anni di rilassati. lavoro, 4 anni di lavoro, e su vendite che i giochi di ruolo non hanno mai visto nemmeno con la scatola rossa. Quindi, cioè, il fatto di no, non correre richiede investimenti che il Purtroppo mercato allo stato attualmente delle non cose permettono. non permette. Quindi, in questa lunga corsa narrativa, che cosa intende portare? Qualcosa per chi è venuto al DGI Birthday poteva vederlo già in anteprima, perché Michele ha avuto la gentilezza di portare in anteprima qualcuna delle novità, alcune addirittura erano ancora in fase di proprio di No, preparazione, lavorazione, me le ha fatte diciamo vedere. tutte, purtroppo tutte, riagganciandoci al discorso di prima, erano in fase di preparazione. Allora, abbiamo due. Quest'anno punteremo molto sui giochi per 2 giocatori. Fantasmi Come il gioco che avete già stampato, Fantasmi Assassini. Assassini. Esatto, usciremo con 2 giochi, di sicuro con almeno 2 giochi nello stesso formato. Ok. Quindi faremo Slay with Me, che avevamo in anteprima al compleanno di Sia DJI. Italia, Sì, e ci Dice Games. siamo. E devo ringraziare un ragazzo che ha fatto una partita che ha beccato 2 errori nel manuale. Oh, buono. Che Esatto, cose che è quindi meglio beccarle prima che dopo. sì. Infatti, cioè, di solito si portano in giro per le con. Adesso i manuali avremo Shodan, e questo lo avevo lì. Alla prossima con a cui vado porterò Showdown per vedere se Le due tematiche edu. di questi giochi le abbiamo già parlottato nel DJI News perché Michele ci aveva già comunicato in anteprima di che cosa avrebbero trattato. Sono due giochi che, sebbene abbiano lo stesso format di Fantasmi Assassini, anzi, prendiamoli tutti e tre, però hanno tre temi ben Temi diversi. completamente diversi. Allora, uno è di uno dei miei designer favoriti, che purtroppo non è molto produttivo, che è quello che ha scritto Sporchi Segreti, Seth Benevra. Ha Ok. fatto un gioco che si chiama Showdown, che è secondo me un piccolo gioiellino. L'idea è questa: due si menano e i personaggi Punto. vengono fatti partendo dal fatto che si sa pochissimo di loro. E poi si va in avanti a vedere cosa succede nel duello e l'indietro a vedere i flashback del perché si è arrivati a quel punto. Quindi in realtà la possibilità è che queste due persone siano qualsiasi cosa. Potrebbero Esatto. essere due guerrieri romani, potrebbero essere Sì. due vittoriani, potrebbe essere un orco e un elfo. Assolutamente. Cioè, è completamente slegato dall'ambientazione, dal periodo storico. E so, è una cosa che si decide insieme all'inizio del gioco. Per dove, come. Cioè, ad esempio, nelle partite di prova che abbiamo fatto, ad esempio, è saltato fuori un poliziotto nazi skin, è saltato fuori due guerrieri di quelli tipo zona Carlo Magno o via discorrendo. È saltato fuori anche una partita dove c'era un duello proprio di quelli alla pistola vecchio stampo, con i 10 passi, giratevi, eccetera. Quindi, insomma, sono venute fuori le cose più disparate. E il pezzo forte di questo gioco, che ricordiamo da due giocatori, che ha una durata di tempo anche abbastanza ristretta, Pochissimo. Cioè, se un'ora e io ho mezza. visto che in 1 ora e mezza, massimo 2, spiegazione delle regole incluse, la partita è finita. Punto E qual è il punto forte di questo? forte è che, cioè, è un gioco, da un lato è un gioco che parla di odio e di cosa faresti per odio, dall'altro è un gioco che dice di cosa non sei disposto a rinunciare neanche per odio. Quindi, cioè, praticamente nell'andare dello scontro, adesso ve la banalizzo un pochino, Ovvio. se tu vuoi proteggere l'integrità del tuo personaggio, devi cedere sullo scontro, Ok, a patto di dadi non ti vogliano veramente tanto bene. se no diventi un bastardo. Esatto, quindi se se l'altro può distruggere una delle cose di cui tieni del tuo personaggio, quindi se tu vuoi vincere lo scontro devi dire che sei un vero stronzo. E ci sono cose che se giochi il tuo personaggio con passione fai fatica a A digerire. digerire, e ogni tanto piuttosto che digerirla
lasci passare che ti tirino una pistolettata, il pugno, il cazzotto, eccetera. Quindi siamo. Diventa un continuo scommettere contro l'altro. Scommettere sì, se l'altro sarà disposto a cedere. Sfidare l'altro. Cioè, più che altro è un. Cioè, si gioca con dadi scoperti, quindi non è tanto una cosa di scommesse, ma è proprio una cosa di cosa io, sì. Al mio personaggio, tengo al punto che non sono disposto a cedere. Ok. Neanche quindi, mettendo a pericolo la mia vita. Quindi fare il personaggio che lì, ovviamente, è arrivato al duello mortale, ma è il buono, la pagherai tantissimo se vuoi ma fare il buono. Ma la pagherai anche se sei cattivo e non hai nessuna voglia di essere buono. Ah, ok. Cioè, nel senso, tu sono le cose cui tieni al personaggio. Ad esempio, se io sono un bastardo e la mia reputazione di bastardo ci tengo, sì. Lui può venirmi a dire che mi si è di nascosto aiuta a attraversare le vecchiette, la strada alle vecchiette. Ok. L'essenziale è che io la mia reputazione di cattivo ci tenga. Ok. E questa cosa che è tutta una farsa, la mia reputazione, non sono cattivo, è tutta una farsa, è tutta una cosa, smonta il concept del mio personaggio. Sì, lo snatura, rischia di snaturarlo. Ecco. E quindi, e questo è il punto. Lo accetto o non l'accetto? Lo accetto o non l'accetto, sta cosa. Ok. Mentre il secondo gioco, Slay With Me, cambia proprio, cambia altro ancora genere. Cambia completamente genere. È organizzato anche questo come Fantasmi e Assassini in due libretti. Mm-hmm. Riprende un po' le dinamiche dei libri, le regole sono un po' nascoste dalle dinamiche dei libri game, tipo vai al 7 sì. Al tuo avversario ad andare al 4 e cose simili. Va bene. Si gioca in due, uno prende la parte del protagonista, sì. Che come Conan il Barbaro arriva da qualche parte. Ah, tra l'altro ricordiamo che Slay With Me si ispira alle storie di Howard, sì, di Conan il Barbaro, del Cimmero, proprio. Quella è l'ispirazione principale da cui trae. Però in realtà poi si può spaziare. L'ispirazione sì, base però è lì. L'atmosfera e il ritmo è quella. Ok. Arriva, adesso lo faccio prendendo Conan come esempio. Arriva Conan, fa un gran casino, se ne va con la donna. Queste sono le... I passaggi meno, fondamentali del gioco. Esatto, i passaggi della storia. Poi in realtà così è molto banalizzata e il punto chiave, che da cui deriva proprio il titolo, sì. È se rimarrà con la donna, se la porta via. Poi adesso io dico donna perché stiamo parlando di Conan, nulla sì, vieta sì. Che ci sia una donna che con un uomo, eccetera, eccetera. Ovvio. Non, Slay With Me, ricordiamo anche, giaci con me, indica comunque una componente sessuale. Esatto. Nel gioco Stay With Me è un gioco di parole scritto con tutte sì, quelle con le... probabilmente lo inserirò qui sopra ragazzi la locandina o magari perché solo il titolo per farvi capire un attimo da un lato significa giaci con me sì. Da un lato significa fammi innamorare dall'altro significa uccidimi uccidimi uh-huh. Che non si sa se è il mostro o l'amato ok quindi insomma è un grosso gioco di parole che deriva dal fatto riuscirai a uccidere il mostro resterai, ti stabilirai con l'amata, te la porterai dietro o la lascerai lì che sono le domande a cui deve rispondere nel corso del gioco okay. L'eroe poi può fare più puntate del gioco fino a quando la controparte non troverà un amante o amato talmente seducente che deciderà di fermarsi con lei ok e mettere quindi questo sedere in realtà sul trono di Aquilonia a trovare la sua regina e tanti saluti. Quindi a differenza di Fantasmi Assassini e di Showdown, questo qua può essere su più puntate, sì. Mentre gli altri diciamo sono fatalisti. Sì. È proprio one shot. Esatto, io ci ho visto giocare anche bellissime one shot a Slay With Me, uh-huh. Però sinceramente secondo me l'idea è che io faccio il protagonista, tu la controparte, la volta dopo tu fai la protagonista, la controparte la faccio io e sì. Ci alterniamo. E il formato non accasiamo i nostri due eroi. E il formato di questi giochi sarà come Fantasmi Assassini? Fantasmi Assassini. Hai per caso una copia disponibile così per farla vedere? Adesso farò di Fantasmi Assassini. Di Fantasmi Assassini. Saranno qui queste Fantasmi Assassini, sì. Dentro a blister ci sono i due manuali. Uno per il fantasma sì.
e uno per il giocatore. Quindi dovremo aspettarci un formato, un packaging simile. Sarà fatto simile. Ok. Con i due libretti all'interno del blister, mentre Showdown avrà il nella parte destra del blister una manciata di carte, una 20-30 carte che servono per giocare. Ricordiamo anche che narrativa è solita fare anche dei packaging molto particolari. Uno dei più particolari forse era quello di come si chiama? Baccanalia. Che aveva nella Deluxe Edition era dato insieme a una bottiglia di vino rosso molto molto buono, tra l'altro, perché al tempo Michele ce lo fece pure assaggiare. In Romagna il vino è una cosa seria. No, infatti assolutamente nulla. In quanto a vino, veramente ai romagnoli non si può dire nulla. Cioè, se c'è un romagnolo, lasciate scegliere a lui il vino, perché probabilmente ne sa molto più di voi. Quindi abbiamo questi due giochi che a Luca sicuramente usciranno, questi qua sono assicurati. Questi sono assicuratissimi. Tra l'altro Fate, Nicola, nella scorsa intervista ci aveva già anticipato del come l'aveva chiamato? L'Indie Palace, mi pare. Sì. Anche Narrativa parteciperà quest'anno all'Indie Palace. Ovviamente, la Narrativa e Janus a suo tempo fondarono l'Indie Palace. Sì. Avremo quest'anno l'Indie Palace organizzato in maniera molto strana, perché solitamente avevamo una stanza tutta narrativa. Invece nella stanza di narrativa quest'anno monteremo un escape room, sì, di cui vi parlerò dopo. Volentieri. E poi avremo un tavolo nello spazio assieme a tutti gli altri editori. Ricordiamo, l'Indie Palace servirà, ragazzi, per tutti quelli che vogliono provare un gioco in santa pace. Esatto. Né più né meno. Esatto, perché comunque l'idea da cui è nato l'Indie Palace è dire: dopo il primo anno che facemmo le demo dentro il padiglione Carducci, andai via senza voce, col febbrone da cavallo, e dissi: mai più le demo al padiglione Carducci. Ok. E ci, mi immagino ci Michele davanti allo specchio: mai più. Mai più. Cioè, no, perché alla fine uno si riduceva che doveva urlare a questa distanza nell'orecchio della gente per sentire che finché sei col cliente, con un cliente lì davanti, con un amico che spieghi un gioco, ok, ma se devono sentirti anche tutte le altre persone al tavolo, diventa un delirio. Devi portare la voce e timbrare un casino, perché altrimenti come fai fatica a farti sentire. Poi nel padiglione Carducci assolutamente sì. Quindi l'Indie Palace sarà presente anche quest'anno, con la presenza di narrativa, anzi presenza dominante di narrativa, grazie anche all'escape room di cui parleremo dopo. E domanda: sai già lo stand di narrativa in che posizione sarà il padiglione Carducci? Curiosità, magari così lo diamo già. Vicino all'entrata, quella dove solito ci sono i pompieri. Quindi narrativa porterà sicuri due prodotti, però poi tutti gli editori che ho sentito finora avevano i prodotti sicuri e poi quello che i classici progetti segreti, quelli che non, più che altro non si vuole rivelare perché non si è sicuri di finirlo. Due cose cioè una che è meglio se ce la facciamo, perché l'ho promessa all'autrice e sarà il caso che ce la facciamo. Ok. Che è la seconda edizione di Psyrun, gioco di narrativa, ce ne puoi parlare brevissimamente. Autrice Maggie Becker, è stato un esperimento di gioco in scatola con della componentistica. Abbiamo, su richiesta dell'autrice, ha chiesto anche di farne un'edizione in libro normale. Sì. E quindi per Luca contiamo di riuscire a fare l'edizione in libro normale, probabilmente anche con una buona offerta per chi ha già comprato l'edizione precedente e le volesse comprare tutte e due. Ok, mentre l'altro, perché ne hai accennato di ben due. L'altro siamo alle corse per vedere se riusciamo a far uscire Dilemma, ma che è un gioco tutto italiano. Ok. Che fra l'altro è un gioco estremamente solido, perché ha svariati anni di playtest alle spalle, con decine di gruppi, che è un caso più unico che raro, credo. Sì, in effetti. Blandamente, così per
ve lo banalizzo un attimo, ma è molto, ve lo rendo chiaro al pubblico di Scia Italia probabilmente, parla di entità cosmiche come gli Endless di Sandman, per capirci, sì, che si ritrovano a essere interessate da esseri umani sulla Terra per una qualche misteriosa ragione, si incarnano in esseri che comunque mantengono tracce della loro potenza cosmica e alla fine di un loro percorso di compagnia con le persone dovranno decidere se avranno appunto il dilemma come nel titolo, se dovranno decidere se cadere e quindi restare esseri umani rinunciando ai loro poteri cosmici, okay, o riascendere ai loro poteri cosmici e rinunciare alla loro vita umana. Quindi in questo gioco il motivo, il fulcro sarà una scelta data dal fatto che il mio personaggio ormai vuole restare in questo mondo, uomo, o vuole tornare a essere un essere cosmico? Esatto, quindi cioè vuole una vita mortale o no? Insomma, okay, un altro gioco come da catalogo di narrativa, un gioco con una scelta e un punto focale atipico rispetto ai classici giochi di ruolo. Sì, cioè, probabilmente è di più italiano. L'autore, autrice? Ha un trittico di autori, mm-hmm, Manuela Soriani, Marco Andretto e Mattia Bulgarelli. Ok. Sono la prima produzione tutta italiana, mm-hmm, perché la prima produzione italiana di narrativa in realtà è stata una coproduzione con l'America, perché il gioco l'abbiamo scritto a metà io e Paul. Mm-hmm. Paul Zeghe è l'autore della Mia vita col padrone ed è stato, sì, Baccanalia. Baccanalia, tra l'altro, è un gioco molto particolare che prima o poi bisognerà trovare un modo di farlo, anche se ha una tipologia molto particolare proprio di gioco. È semplicemente un gioco che parla delle cose importanti nella vita: il vino, il sesso e la morte. Quindi, in effetti, parte la se ricordo bene la presentazione, due delle coppie di innamorati fuggono e finiscono in mezzo a una festa di Bacco, dove dovranno iniziare a raccontare la loro storia. No, funziona così. Più o meno. Le coppie di amanti, siamo nel tardo impero romano. Sì. Le coppie di amanti hanno combinato un guaio con l'impero romano, di quelli che non si riescono più a mettere a posto. Va bene. Stanno scappando. Finiscono a Bertinoro, che è una collina qui nei dintorni, circondata casualmente di vigneti. Casualmente, ovviamente. Molto casualmente. Che sono stati le persone che ci hanno poi dato il vino per fare l'edizione bottiglia inclusa. Sì. All'interno di questa città gli dèi aprono un baccanale, perché la sfiga ci vede benissimo. Come I diamanti vengono, tutte le coppie di amanti vengono separate. Lo scopo degli amanti è ricongiungersi, salutare l'impero romano, dire è stata bruttissima finché è durata e sperabilmente portare a casa la pelle. Okay. Non è facile, perché hanno qualcuno alle spalle che ha un conto personale con loro. Cioè non sono inseguiti dalla polizia, sono inseguiti, sì, dal figlio del tizio che hanno ucciso per fuggire. Cioè è qualcuno che ha un conto personale aperto. Molto grosso con loro, che se li becca... Esatto. Ok, quindi ovviamente un altro gioco particolare con, tra l'altro utilizza, se ricordo bene, delle carte. Solo carte. Utilizza delle carte. Quindi, come potete vedere, narrativa, giochi molto particolari, molto diversi. E questo dilemma è uno dei giochi in forse. A Lucca, anche nel peggiore dei casi, sarà probabile? Sì, sì, sì. Anche nel peggiore. Demo di sicuro. E questo invece adesso funziona meglio per avventure brevi, avventure un po' più lunghe? È una... cioè riesce a... allora, ha bisogno di sessioni un peletto lunghe, però funziona bene sia come one shot che come... l'avventura ha un suo ritmo, comincia, finisce sempre con una scena in cui le varie entità decidono in gruppo se salire o scendere. Sì. Dopodiché si comincia una nuova fase in cui ci sono altri umani che intercettano l'attenzione di questa entità e così. Quindi si può fare sia una catena di avventure che una serie one shot. Quindi un gioco che è possibile anche giocare proprio lì in fiera senza sentire di non aver colto, esatto, tutto il gioco. Anche, esatto, perché questo è un discorso che voglio buttarti lì, Michele.
diversi giochi di ruolo, soprattutto da, che bisogna far provare in fiera, secondo me peccano di alcune componentistiche. Del fatto che non possono mostrare realmente i muscoli e diciamo tutto quello che possono fare, cioè quello che è propriamente il gioco, perché sono strutturati per essere più grossi, per non essere compressi in una sola one shot. Guarda, allora ci sono due tipi di problema secondo me. Uno, specie nei classici, che è il fatto che le regole sono tante. Vero. Anche se per gente fra virgolette scafata sono tutte logiche, comunque sono tante. No, ovvio, io negli ultimi 2 anni ho letto una decina di giochi diversi e per quanto mi reputi abbastanza scafato, essendo arrivato da, comunque da una preparazione classica con D&D che di regole ne ha un bordello, a un certo punto comunque era tutto molto pesante da provare, anche qualcosa ad esempio, di logico. Uno degli ultimi giochi, io ho provato sia Earthdown che il gioco del Weird West che ha fatto tutte le copertine Brom, di cui in questo momento mi sfugge il nome. Deadlands. Deadlands? Di Savage Wars? Col sistema no, Savage? No, Savage Wars, quando ho provato Deadlands io non... Oddio, ok! Quando non si era ancora appoggiato al sistema di Savage Wars. Ok. Cioè, ho provato quelle regole, fra virgolette, originali. Sì, sì. Ecco, cioè, è vero che erano belle, interessanti, avevano tutti i loro belli punti, però è anche vero che quando le dovevi spiegare prima che i giocatori ingranassero con le regole nuove... Era finito il tempo. No, cioè, io avevo gruppi molto stabili che poi mi consentivano campagne molto lunghe, okay, quindi quello. Sì, sì. Con loro potevo pensare di dire, ok, mi studio il manuale di Deadlands, tanto ci andiamo avanti per un annetto. E quindi ne vale e la pena andare. Ma il problema delle prove Deadlands, è con quelle regole, perché adesso con Savage Wars è migliorata, sempre intendendo le sue regole. Sì, sì, adesso con Savage Wars sue, cioè, ovviamente le regole vecchie sono abbastanza sintetizzato il tutto, per fortuna, con Savage Wars, Fate, sono giochi che danno una logica molto diversa da un gioco di impianto veramente classico. Sì, 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 ovviamente. Che ovviamente per diversi probabilmente piacerà, incuriosirà, perché riescono comunque a battere il colpo dando abbastanza scelta tattica senza però costringere a leggersi enormi regole. È una questione di gusti. Cioè, come ci sono le pizze ovvio a tutti i gusti, certo, e rimangono pizze. Ma infatti l'argomento iniziale rimaneva soprattutto sulle prove in fiera. Perché c'è gente che viene in fiera a provare tutto. Per esempio al DJI Birthday molta gente ha provato giochi per la prima volta lì. Io per assurdo mi ha fatto pensare molto, avendolo organizzato comunque io in prima persona, mi ha fatto pensare molto al fatto di quelle persone che provavano magari per la prima volta un nuovo gioco completamente nuovo per loro. E alcuni sono molto complicati, perché giochi come D&D sono semplici psicologicamente, perché è un fantasy classico, cioè tutti sanno cos'è un elfo, tutti sanno cos'è un nano, cioè ok io posso avvicinarmici subito. Beh, ma non è così per tutti i giochi. Giochi come Numenera, citando tra gli ultimi usciti, ma anche Vampire, The Masquerade, che sono molto particolari. Numenera, con un'ambientazione molto particolare. Sine Requie, che è molto particolare. Insomma, sono in effetti giochi che la vedo veramente difficile per qualcuno che non l'ha mai sentito prima arrivare in fiera e provarli. Questo problema per diversi giochi di narrativa invece non si pone, per quanto posso vedere. Dunque, molte volte il sistema di gioco prevede che l'ambientazione venga fatta in loco o venga molto sintetizzata. Ovvio. Cioè, vengano date delle grosse pennellate e poi venga costruita in fieri e non debba essere decisa tutta prima. Okay. Questo quindi è un grosso vantaggio all'interno di una demo. Cioè, molti dei giochi, ad esempio, per dire proprio Showdown, sì. Showdown prendiamo 4 decisioni, poi chi sono queste persone, perché si menano, perché si odiano, lo si decide dopo. In realtà il background dei personaggi lo si decide in corsa. Sì, così hai risparmiato tempo e sei subito iniziato a giocare. E si parte subito.
Stessa cosa tipo Fantasmi Assassini, anche Fantasmi Assassini si parte a giocare in 5 minuti, spiegazione delle regole inclusa. Quindi sono ovviamente partita... sono giochi che in una demo funzionano molto meglio. Quindi di base, da come guarda, l'ho vista io, i giochi di narrativa si prestano molto meglio per le demo, per alcuni versi, allora, non tutti meglio, ovviamente. Meglio di un classico normale, di un classico normale di sicuro, perché allora io quando giocavo a Warhammer avevo un tavolo da 12-14 persone. La madò. Si vede che... cioè, ci giocavamo tutti gli amici. Allora, spesso c'era la gente che stava lì, scendeva e veniva, o spesso avevo giocatori che venivano per una volta o due e basta. Sì. Allora avevo preparato, perché per loro quella era una demo. Sì, infatti. Allora c'era una volta ogni tanto. Che era un personaggio praticamente indistruttibile, c'aveva tutte le armature che il signore aveva messo in terra a Warhammer, per cui tu ti prendi Ugo, che era uno che si per solo menare, non sapeva fare altro, gli spiegavi le quattro cose che doveva sapere, che a Warhammer, ringraziando il cielo, non erano tantissime, e veramente in 10 minuti lo mettevi in grado di correre. E così gli lui altri... si provava il gioco insieme a tutti gli altri. Esatto, solo che lì contavi sul fatto che era un quattordicesimo. Esatto, non poteva rovinarti troppo l'avventura. Esatto. Se io penso, se devo mettere uno, se io dovessi vendere, cavolo ne so, Earthdown, ok, prendiamo un gioco fuori produzione vecchio, così non sbattiamo da nessuna parte. Va bene, buono, buona scelta. Esatto, che... A me affascinò un casino, mi piacque piansi con i miei amici per giocarci, eccetera. Ok, bella immagine. Sì, cioè, avevo un manuale estremamente affascinante, un illustratore che a me piaceva un casino, quindi prendermi di gola, alla gola con gli illustratori è sempre abbastanza facile. Ok. Allora, lì comunque dovetti fare un manualetto, il Bignamino, da dare alla gente da di lì iniziò la tradizione dei bignamini, per cui facevo i riassunti delle regole base che servivano ai giocatori che avevano meno voglia di sbattersi. Poi c'erano sempre quelli che volevano studiare, si pigliavano i maghi, eccetera, ma chi voleva farsi guerriere aveva poca voglia di sbattersi, aveva il suo bignamino, solo che non ha mai funzionato il bignamino in la partita terrificante dove dovevi fare l'ambientazione e la spiegazione delle regole capitava. E lì era un delirio. Sì, tant'è vero che io usavo sempre l'amnesia, spessissimo. Botta in testa, non sapete chi siete. Arrivate, svegliate in una taverna, non sapete dove siete. Quindi i vostri personaggi e voi sapete le stesse identiche cose. La sgamatona delle demo di Michele. quelle funzionavano così, perché non... No, come facevi? Non avevi tempo, così l'ambientazione non la spiegavi. Pom, in effetti può funzionare in svariati casi, e la fai poi vedere durante il gioco. Il gioco, che è più divertente. Sì, per diverse persone è molto più divertente scoprire le cose. Ci sono giochi che hanno bellissime ambientazioni, dove però in realtà scoprirle le rovina. Mi è capitato, per esempio, in alcune, come per esempio Vampire o Sine Requie, dove a volte io dicevo ai miei giocatori: non leggete nulla, cioè evitate di leggere qualsiasi cosa, perché meno sapete, più vi divertirete a scoprirlo poi in gioco. Ci sono, cioè, lì ho visto diverse scuole di pensiero, sì, se devo assolutamente, essere sincero. Assolutamente. Poi ci sono. È un po' come la gente che odia gli spoiler, è quella che li va a cercare. In modo spasmodico. Esatto, io sono della scuola che evito gli spoiler, per cui non... però capisco anche quelli che vanno a vedersi come in anticipo: ah, guarda, nella serie 3 succede sta cosa, ma tu stai vedendo la 1, cosa vuoi andare a vedere che cosa succede nella 3? Quindi, però purtroppo ci sono, alla fine è vero, alla fine sono i gusti, e quella è la cosa più importante, assolutamente. Io direi che prima ce l'hai accennato e adesso è il caso di diciamo esplorare l'argomento. Escape Room, che è una cosa che all'estero è già avviata, ha già come un si direbbe, paio di anni. Roma piotta una cifra all'estero. Ok. Che cos'è l'Escape Room? È un gioco di società. C'è una squadra di amici, viene chiusa in una stanza
ha un'ora di tempo tipicamente per uscire dalla stanza. Nella stanza ci sono tutte le cose necessarie a uscire, quindi indizi per risolvere degli enigmi. Per esempio, la chiave che apre il cassetto sta dietro il quadro. Dietro il quadro lo devi capire perché c'è scritto nella nota dell'avvocato chiusa nel fascicolo assieme al testamento del nonno che se fai le cifre alla rovescia apri la cassaforte dove trovi un altro oggetto. E queste sono molto belle perché creano una. Ne ho fatte un certo numero, ne abbiamo progettate tra noi. Ne abbiamo una stabile a Rimini e due le abbiamo portate in giro e ne avremo una temporanea a Lucca. Sì, infatti è per questo la cosa importante, ragazzi. A Lucca potrete provare le escape room nell'Indie Palace, a quanto pare. Nell'Indie Ci Palace. sarà una stanza adibita a Sì, questo. vi invitiamo caldamente a prenotare perché abbiamo visto che a Modena, ad esempio, è stato un sold out in mezza giornata. Quindi quando vedrete comparire sul sito narrativo cose simili, che sono aperte le prenotazioni, se Prenotatevi perché volete il vi invitiamo a rischio di correre. non trovare poi uno spazzettino. Anche perché, ragazzi, possono entrare 4 persone, 4-5 4-5 persone. persone per volta, Ognuno occupa un'ora più o almeno no, per dare modo a più persone possibile Ok. di giocare, faremo turni da mezz'ora a 35 minuti. Quindi Abbiamo delle visto a escape room un Modena po' più stringate. che l'abbiamo portata una stanza anche a Modena e una a Pesaro, tutte in situazioni simili a Lucca, e abbiamo visto che mezz'ora comunque la gente si divide, i giocatori uscivano elettrizzati, si erano divertiti, Quindi e quindi. i temi dell'escape room sono, cioè, per esempio, prima hai citato il fascicolo dell'avvocato, cioè bisogna trovare modo di uscire da questa stanza e Esatto. bisogna risolvere man mano gli indovinelli. Però la cosa figa è che ci sarà tutto, cioè tutto quello dove devi cercare c'è lì. Cioè, nel senso, ad esempio, quando ne ho fatto uno c'è stata una libreria da frugare e ci siamo messi lì a frugare in mezzo ai libri, guardare se c'erano cose che non ci tornavano. Cioè, la gioia di poter toccare le cose con le mani a un certo punto in una stanza di un altro, di un amico che ha là su un'altra città, ha aperto una scatola, c'era una macchina da scrivere con tutti i tasti incasinati. Quindi, cioè, cosa, dove, da che parte, perché, cosa, come si usa, tipo, allora adesso prova a scrivere una parola, a vedere a che tasto corrisponde quell'incasinato, oppure prova a fare quest'altro e ce l'hai lì. La La tocchi, cosa la bella è giri. quello, è diciamo per chi ha giocato e è capitato di giocare live, GDR live, è il punto quello perfetto. Quando tu giochi e tutto quello che devi vedere c'è. È Che lì. Cioè, non è c'è una cosa da tutto. poco, E ragazzi, tutto quello cioè. che puoi fare, lo puoi fare. Cioè, Cioè. non, il limite è la tua fantasia, cioè la tua capacità di interagire con l'ambiente a quel punto. Quella, devo essere sincero, è bello quando abbiamo progettato le stanze, no? Sì? Dopo dalla regia, i giocatori stanno in una stanza, noi abbiamo una telecamera a circuito chiuso con cui vediamo Sì. dalla regia perché diamo degli aiuti se i giocatori si stanno incartando per qualche ragione Sì. In e modo da non comunque, rovinare l'esperienza. esatto, e comunque. Sorvegliamo che non succeda niente perché se dovesse capitare qualcosa apriamo la stanza alla velocità della Certo, luce. giusto. Allora vedi la gente che pensa alle cose che tu non avresti mai pensato. Cioè, ho visto succedere delle cose che Ho voi visto comuni cose. mortali, ho visto cose perché vedi a un certo punto cioè, in corsa l'abbiamo anche un peletta aggiustata. Perché ci siamo resi conto che alcuni indovinelli che secondo noi erano di una banalità sconfortante, invece per le persone erano veramente indigesti, altri che secondo noi non ci sarebbe mai arrivato nessuno che in 2 decimi di secondo la casalinga di Voghera ce li smontava. Quindi Ok.
Tra l'altro, l'escape room la può giocare in realtà chiunque, senza preparazione e altro. Quindi, veramente, anche si può andare lì senza, anche con amici che non hanno mai giocato di ruolo e provarlo. Perché non, cioè, è una cosa che è un gioco di squadra, sì, che richiede solo un briciolo di essere un briciolo svegli. Non ha bisogno di capacità attoriali, non ha bisogno. È come esattamente come andare al bowling, per capirci. Okay. Uno riesce a giocare al biliardo, ci può andare chiunque, ci può essere magari un po' più o un po' meno bravi, ma sono capaci tutti. Sì, in un modo o nell'altro arrivi a fine partita. Quindi ragazzi, qui sotto sicuramente aggiungerò il link per l'escape room stabile di Rimini, giusto? Che a Rimini è in pianta stabile. Intrigo internazionale. Intriga internazionale, metterò il link riuscirete qui sotto. Riuscirete a evitare la guerra fra San Marino e l'Italia? Ah però, la terribile guerra tra dopo San Marino. Settimane di incidenti di confine? Perché il bowling dove abbiamo la stanza è fra Rimini e San Marino. Ok. Allora ci è venuto normale fare questa cosa qui dove... Eviterete la guerra tra San Marino e l'Italia, perché San Marino, megoglioni. Esatto. Quindi ragazzi, l'escape room a Lucca la troverete, nell'Indie Palace troverete anche le demo che potrete giocare, nel padiglione Carducci troverete narrativa al suo stand con tutti i suoi prodotti. Di solito la potete trovare abbastanza facilmente perché ha un enorme schermo, ha un enorme schermo televisivo con cui trasmette immagini di alcuni dei suoi prodotti, cosa che apprezzabile, ho sempre trovato molto buona in proprio da esposizione, perché così anche se non riesci ad avvicinarti allo stand qualcosa vedi, cioè riesci a vedere comunque qualcosa perché dei prodotti. Cioè avevamo fatto i filmati, spesso li abbiamo dovuti fare per gli inserti in realtà aumentata. Sì. Allora a quel punto abbiamo detto, già che ci siamo, proviamo a attrezzare. E poi perché è difficile spiegare ai non giocatori cos'è. Mm. Cioè, mediamente un non giocatore che mi passa davanti allo stand, e questa è stata una costante a Rimini, mi chiedeva, ma sono libri? Ma sono agende? Allora, no, sono giochi. Ma questo è un libro. Sono giochi. E dopo gli dovevi certo, spiegargli. Certo. Per cui, essendoci un tasso di chiamiamola alfabetizzazione, così basso, sì, dove a gioco di ruolo, se lo andiamo a chiedere a chiunque, sono pronto a scommettere che un 95% della gente risponderà World of Warcraft. Probabile. O cosa o World of Warcraft. Ok, beh, se hai beccato World of Warcraft hai beccato quantomeno una fetta nerd di popolazione. No, mica tanto fetta nerd, calcolato che, allora, con statistiche un po' vecchie, cumulativamente la gente aveva speso dentro World of Warcraft più ore di quelle che aveva messo il genere umano a evolversi. Una marea di raid, ragazzi, una marea di raid. Una marea di ore. Quindi, ecco, e secondo me lì dovremmo prendere esempio per un sacco di cose come settore. Sì. Perché il settore dei videogiochi ha saputo fare, anche grazie al fatto che c'erano dietro dei budget che molto più alti, qua non si riescono a vedere, un sacco di ricerca. Cioè, dietro al fatto che a World of Warcraft una cosa costi una, due, tre o cinque monete, c'è un quintale di matematica, un quintale di ricerca per sapere qual è il punto preciso a cui far capitare le cose. Mm-hmm. Cioè, World of Warcraft è una macchina. C'è un bellissimo libro in materia che si chiama, io l'ho letto in inglese, ma c'è anche l'edizione italiana, che si chiama La realtà è rotta, okay. Reality is broken, e parla proprio del fatto di come del perché World of Warcraft ha avuto tutto questo successo e del perché è stato costruito così bene. Anche perché rimane forse l'MMORPG più
di più successo mai uscito finora. Esatto. Sebbene sia stato superato da svariati altri giochi per grafica, storia, altre cose, rimane World of Warcraft quello di più successo in tutta la sua carriera, perché ormai, ragazzi, ha superato i 10 anni. Quindi sicuramente c'è da imparare. Tra l'altro, l'hai citato giusto prima, narrativa, ha fatto anche dei filmati in realtà aumentata. Mi ricordo anche che le carte di Baccanalia potevi usare una app del cellulare e per vederle animate. Quindi narrativa punta ad essere particolare un po' in tutto. Cioè, avete sempre provato a fare qualcosa di atipico in un modo o nell'altro? Sì, cioè, perché se tu fai... Che senso ha tentare di fare un volume contro la Wizard of the Coast? Nessuno, perché ti schiaccia. Cioè, voglio dire, possono permettersi sempre i designer migliori, i disegnatori migliori, e in ogni caso è un brand, un marchio, una cosa che hanno una sua forza, sono conosciuti, amati, con tutte le ragioni del mondo, peraltro. Quindi, se tu devi fare vino, non ti devi mettere contro il tavernello, che è in tutti i supermercati, che è in tutte le cose. Adesso... No, senza voler fare paragoni qualità ok, cioè, però è un discorso di penetrazione, di conoscenza, c'è chi ti fa la pubblicità, allora ti metti sì, un oltrepò pavese, cioè il prodotto, il vino ben conosciuto, vino non puoi, devi ti fare quello, un vino qualcosa particolare che magari non sia fatto con la logica che deve piacere a tutti, ma che trovi il suo spazietto. Esatto, che si trovi il suo spazietto. Cioè, io mi immagino che giochi come La mia vita col padrone non riusciranno mai ad avere il successo commerciale di un D&D, certo, perché sono emotivamente mostruosamente più intensi e hanno un immaginario molto più difficile da affrontare, però avranno sempre un loro pubblico, che saranno quelli che o per logistica o per il fatto che, almeno secondo me, uno nella sua vita di coboldi ne può uccidere solo un certo numero prima che la cosa inizi a venirgli a noia. Stufargli, sì. E quindi andare a prendere questo tipo di pubblico qua. Certo, quello che vuole, magari quelle persone che comunque vogliono staccare, vogliono le persone che vogliono provare altro, provare, esatto, variare il loro gioco. Provare un... Cioè, almeno per me è stato quando ho iniziato, narrativa è nata perché io avevo dato, cioè come master avevo proprio... Ok. Ero in burnout, assolutamente, proprio cotto, non me ne frega più niente. Ho passato un annetto senza giocare, poi sono stato a una modcon, e a sta modcon un amico mi ha fatto vedere Cani nella vigna, mi si è aperto un mondo davanti... E ho detto no, questa lo devo assolutamente fare. Io ho sempre fatto l'editore fondamentalmente, sì, come mestiere. Da lì è nata narrativa. Sì, da lì allora, sono partito, ho detto io ti butto lì a casa diritti. Altre due domande. Ti butto giù. Vai. Altre due domande. Prima, l'ho già fatta in altre occasioni. Sistema generico. I sistemi generici sono alcune delle novità, le ultime novità del mondo dei giochi di ruolo, cioè Fate, Savage Wars, Cyber System, stanno puntando a quello. Ok, non sto chiedendo pareri su quei giochi. Quello che mi chiedo è, potrebbero essere interessanti, quello in realtà va a gusti, chiaramente, è sempre una questione di gusti. Però anche narrativa in realtà ne ha uno. Cioè, a ben scartare, ma secondo me anche un altro, il sistema di Apocalypse World, che poi è stato adattato a Cuore di Mostro, Dungeon World, Inverse World, è... Secondo me... Cioè, come principio base, come nocciolo base, può funzionare come sistema generico quasi per tutto. Oddio, allora... Ovviamente, tirando, è una cosa molto tirata, Il mio è quasi più una cosa goliardica da dire, beh, guarda te, anche narrativa... C'ha quel sistema che in realtà si ripropone in alcuni varianti diversi. Allora, vedi, io ho avuto sempre un rapporto molto conflittuale con i sistemi universali. Ok. Perché ho provato a scriverne, cioè, messo di fronte al fatto che ero sempre master, messo di fronte al fatto che mi tirava il culo studiarmi delle regole nuove. Ok. E messo di fronte al fatto che le regole nuove erano sempre in bolli da 300 pagine. Allora uno adesso
o lo trovo o lo scrivo io, ma me ne imparo uno e poi basta. E poi quello lo applico a tutto. E poi quello siamo a posto per certo. sempre. Ed è il principio esattamente dei sistemi generici, è quello il mercato che vogliono prendere. L'idea. Tu non ti dovrai più studiare nuove regole perché sono sempre lì. GURPS, Fate, Hero Savage System, Wars, cioè, Hero System. A suo tempo ne... Sì, sì. Studiai un catafalco. Fate, Savage Wars e Cyber System sono solo gli ultimi tre esponenti di questa grande famiglia, comunque. Solo che dopo ti ritrovavi con, almeno ai tempi di nonno Michele, va bene, ci si ritrovava con dei problemi dove la matematica era drammatica. Ad esempio, ti ritrovavi Galactus contro Ant-Man, che in una cosa di... Avventura in prima serata è una cosa che ha un senso, col Marvel System, che prendiamo un'altra cosa fuori produzione, non ne ha. Ok. Perché l'avventura dura splat, è fine dell'avventura. Mm-hmm. Cioè non è un... soprattutto nei sistemi molto centrati sul combattimento, il bilanciamento del combattimento a fronte delle varie situazioni diventa una questione di matematica estremamente complicata. Uh-huh. A livello di progettazione del sistema e quindi dopo di risistemazione della matematica nelle varie ambientazioni. Se poi prendiamo cose tipo come il Palladium, il GURPS, queste cose qua, che potevi andare dall'età della pietra alle mega cyberpunk con i robottoni alla giapponese, cose simili. Peggio ancora. Cioè, ti ritrovavi con delle cose dove, mi ricordo nel Rifts, dovettero inventarsi i mega danni. E a un certo punto, se non avevi una cosa che faceva mega danni, era una merdaccia. Quindi non... Ok. Si rischia, cioè, il rischio è sempre dietro l'angolo di finire fuori rotaia. Esatto. Cioè, perché tutto è una cosa molto larga. Ma quindi non mi concedi che Apocalypse World ha un nucleo di regole che... Ha un rapporto conflittuale con i sistemi. Perché invece alcune cose come Fate, come il motore che sta dietro ad Apocalypse World, un po' lavorati, effettivamente riescono a trasporsi in maniera relativamente indolore, ma non è mai quello forse che si vuole alla fine. Sì. Secondo me, sai cosa succede? Che mentre per GURPS c'era l'idea studi una volta e applichi dappertutto, un po' come adesso nei computer, no? C'è il sogno, scrivi una volta poi lo fai girare dappertutto. Sì. Su Fate la cosa dice l'ossatura la salvi e riesce a cambiare solo i dettagli. Sì. Cioè, se tu sai giocare al mondo dell'Apocalisse, giocare a Cuore di Mostro non è così difficile da imparare. No, perché la struttura è uguale. La struttura generale è uguale, cambiano le mosse e le mosse hanno molte più possibilità di intervento all'interno della fiction che non l'avrebbe cambiare la lista delle armi, per esempio. Certo, certo. Quindi io credo che lì è più difficile andare a fare degli interventi, nel senso che cambiare la lista delle mosse è molto più difficile che cambiare la lista delle armi in GURPS. Scusate, adesso ho preso GURPS perché è un sistema che ho sempre odiato. Ma... Ok. Ed è fuori produzione, quindi sono... Nessuno si offende. Esatto. Certo, sto tentando di fare esempi o con sistemi che amo e ho amato come Warhammer, che... O con sistemi per cui nessuno si può lamentare. Esatto. Che sono, dovrebbe, spero che sia tutta roba fuori produzione. Dovrei, ok. Non dovrei aver toppato niente. Ok, così, io invece... ti butto lì un'altra cosa, invece. Vai. Forse la domanda finale. Vai. Ci hai detto i prodotti che usciranno di narrativa. Ovviamente, sì. Oltre al catalogo che è già presente, i prodotti nuovi. Quindi Slay With Me, con tutti i giochi di parole che vanno nel titolo, con Shutdown, e poi con Psyrun e forse con Dilemma, forse. E ovviamente anche con l'Escape Room. Perfetto. Cosa ti aspetti da questa Lucca e diciamo dal percorso di narrativa? Cioè, Lucca, cosa te ne aspetti? Dunque, ecco, cosa aspettarsi da Lucca è un po' difficile, perché soprattutto quest'anno da Lucca ci arrivano le voci più incontrollate. Vero, assolutamente. Cioè, sì, quindi, cioè, mentre a diversi altri anni eri più abituata a uno standard, quest'anno è arrivata prima la voce,
La voce un accidente, è arrivata una comunicazione ufficiale sì. dove dicevano faremo una nuova area dedicata al gioco che dovrebbe fare questo e quest'altro. Tu chiami, dici, pronto? Responsabile di Lucca, questa nuova area destinata al gioco, dov'è? Che cavolo è? Okay. Dov'è? Dove l'hai sentito? Come dove l'ho sentito? Era su una vostra comunicato ufficiale. Perché non me lo mandi? Sì, vabbè, te lo mando, però... Insomma, il panico generale. Sì, dopo hanno capito che avevo da quello che ho capito avevo citato a memoria un passaggio saltando una parolina o due e cambiava tutto. Non ci eravamo capiti. Però c'è... e dovrebbe essere uno spazio nuovo che hanno attrezzato, zona Indie Palace riservata ai videogiochi. Okay. Così hanno detto, ne togliamo un po' dal padiglione Carducci. Il bello è che dovranno far avere delle comunicazioni a tutti, perché finora io per esempio non ne sapevo nulla e so guarda, che anche altri altri youtuber di videogiochi non è che avevano ricevuto diverse comunicazioni in merito. Quindi io queste cose le vengo, cioè ad esempio anche sulla disponibilità di Villa Gioiosa, sì. che è un altro punto dove facciamo demo, che è leggermente... ha alcuni vantaggi rispetto al Palace, che offre spazi più grandi e più intimi, sì. quindi quando abbiamo da fare un live o una cosa simile spesso ci appoggiamo su Villa Gioiosa. È stato in forse fino all'ultimo, lì non era colpa di nessuno perché l'asilo che c'era prima aveva chiuso, quindi non c'erano più le strutture, si sono dovuti organizzare anche loro, però anche lì si è saputo, non dico all'ultimo. Adesso quando uno dice, me l'hanno detto il mese scorso, uno dice, cazzo, all'ultimo momento me lo viene a dire, te l'hanno detto in luglio praticamente, o in agosto. Però per i tempi che ha l'editoria, non è poca soprattutto roba. L'editoria fatta come secondo mestiere, 3 mesi sono veramente il nulla cosmico. Queste sono cose che bisognava sapere l'anno scorso, perché se sapevo davvero uno spazio di sicuro, allora potevo pensare che magari chiamavo un ospite che lo poteva appoggiare lì, gli potevo fare delle conferenze, ma se mi chiamo, che ne so, Hasbro, posso pensare di, vabbè, paghiamo un biglietto aereo all'ultimo momento, se sto rompiscatole vuole qualcosina gliela diamo e tanti saluti. Così non è per chi invece ha, diciamo, numeri più limitati nell'editoria. No, diciamo per infatti, piccoli, cioè, in no, quanto non, a non vendite... Non vergogniamoci delle nostre dimensioni, sappiamo di essere dei piccoli editori. In quanto a vendite, cosa ti aspetti da Lucca? Nel senso, resa dei giochi che porterete e magari anche prodotti proprio che come andranno? Dunque, considerazioni, ovviamente è un parlare a vuoto, perché chiaramente finché non succederà trippa. Guarda, però dunque, nei miei io spero di fare un botto di soldi a Lucca, però insomma ovviamente quello che io spero è quello che poi succede. Tu ti immaginerai che mentre tu mi fai sta domanda io sto grattugiando tutto quello che va grattugiato nei gesti scaramantici del caso. Esatto. Perché comunque io spero anzi che ci aprano 2 Lucche, perché con 2 Lucche il panorama editoriale migliorerebbe un casino e decongestionerebbero quella di ottobre. Ok, non entriamo nel discorso della decongestione perché ho già parlato con diverse persone e si rischia facilmente di finire nel litigio, a prescindere da in un modo o nell'altro c'è sempre qualcosa che non funziona, qualcosa che... Ma in realtà alla fin fine, ragazzi, non sono problemi nostri. Noi editori siamo, non dico noi espositori, meglio, scusa, sì. Noi editore no, espositore. Noi espositori siamo l'ultima ruota del carro di Lucca in quanto organizzazione, perché noi siamo quelli che arriveranno quel giorno, metteranno giù il loro banchetto e venderanno. I deliri organizzativi prima, meglio che non li incontriamo, è molto abbastanza meglio di quelli per organizzare il mio singolo banchetto. Esatto, assolutamente vero, assolutamente cioè, vero. Lì, cioè, comunque, parlando con i responsabili, mi hanno detto, guarda, tanto, qualsiasi cosa avessimo tentato, ci avrebbero criticato tutti, almeno abbiamo fatto le cose che secondo noi funzionavano. Vero, quindi, in un modo o nell'altro è impossibile far contenti tutti, quello sì, cioè, ovviamente. Per cui, cioè, perché ci sono talmente tante esigenze diverse, io mi immagino che esigenze diverse possa avere io e la Nintendo, sì. per dire, per la prima cosa che mi viene in mente,
quindi fare contento sia me che la Nintendo sarà vera, me e i piccoli editori, i piccoli espositori, e gli espositori che hanno bisogno del mega spazio con la mega connessione internet, cioè sarà veramente impegnativo trovare un compromesso che scontenti al minimo tutti quanti, quindi su questo tanto di cappello. No, infatti, comunque l'organizzazione di Luca si deve barcamenare in un mare di fango. Non è un'immensa palude quella in cui devono navigare. Devo dire che l'anno scorso è comparsa una novità a cui abbiamo acceso fisicamente un cero, che sono i bagni per gli espositori. Vero, assolutamente vero. Assolutamente vero. Tanto anche se ora di sabato mattina, sì, due si erano rotti. Non era ben chiaro come, né perché, né come fosse stato possibile, ma due si erano rotti, due su tre. Però, detto schiettamente, il bagno con l'acqua per lavarsi le mani è stato il sogno proibito mio, che credo di averlo detto all'organizzazione, ma lamentato tutti gli anni. Mi ricordo che due anni fa, ho stretto la mano a uno dei responsabili e gli ho detto: guarda, in su sta mano la stretta ci hanno pisciato senza lavarsi tutti quelli che sono venuti in fiera. E secondo me è uno dei motivi per cui adesso abbiamo l'acqua corrente nel bagno per espositori. Tutti gli espositori devono ringraziarti, quindi, Michele. Hai fatto terrorismo psicologico con uno degli organizzatori. È una cosa di cui mi sono lagnato, ma... Ah, come è andato? Tutto bene, tutto a posto, però una fontanella. Cioè, al limite mi sarebbe pure bastata una fontanella, devo essere sincero. Ma quello a tutti, credo, perché alla fine, perché ragazzi... Anche se fosse acqua non potabile, lavarsi le mani, cioè, aiuterebbe nell'arco della giornata. Sì, sì, cioè, tra le norme igieniche base, alla fine. Sicuramente ci saranno dei maroni dietro che non conosciamo e non voglio nemmeno sapere, no, per cui questa cosa diventa un problema indescrivibile. Progetti futuri di narrativa, cioè, se tra un anno noi ci ricontriamo qui a fare un'altra intervista per la Road to Lucca 2016, tu allora, che cosa vorresti portare, Michele, da qui a un anno? C'è qualcosa che proprio ci tieni, su cui hai già messo gli occhi? Ovviamente cose che ci puoi dire, ovviamente, sia chiaro. Cioè, però l'ultimo gioco di Paul Feig, l'autore della Mia vita col padrone, uh-huh, che è semplicemente meraviglioso. Si chiama la The Clay That Walk e parla di minotauri. I personaggi sono tutti minotauri, è un gioco molto... Sono minotauri che sono Klingon che se la tirano da vulcaniani, fondamentalmente. Ok. E devono venire a patto con la loro dualità, nel fatto che hanno un'anima bestiale e un'anima filosofica, umana, eccetera, e devono trovare un punto di equilibrio. Ok, un altro tipico gioco alla narrativa, praticamente. Qualcosa di particolare. Si gioca con dei token, quindi insomma si presta anche a fare una bella confezione già con i token fatti. Che piacciono sempre. Sì, quindi sono... Cioè, sono molto tranquillo. Cioè, sai, hai già messo gli occhi sul prossimo prodotto? Eh? Hai già messo gli occhi sul prossimo prodotto? Sul futuro prodotto? Sì, diverse cose ce le stiamo slumando, o comunque le abbiamo già in casa, stiamo vedendo come, quando e in che modo farle uscire. Quindi, ragazzi, direi che abbiamo parlato parecchio con Michele, ci ha rivelato parecchie cose, sia sui giochi, ovviamente abbiamo anche chiacchierato del più e del meno su aspetti del gioco di ruolo, dei sistemi generici, di Luca stessa, e direi quindi che vi siete fatti una bella idea di che cosa è narrativa. Una casa editrice piccola, innegabilmente piccola, ma che punta a portare in Italia, tradotto, prodotti che sicuramente non troverete mai agli stand delle case produttrici più grosse. Perché? Perché sono prodotti che cercano una particolare nicchia, una particolare quantità di persone che vogliono variare il tema. Più che altro cercano persone che vogliono quello lì. Non vogliono un contenitore generico dove sbattersi per fare un po' di tutto, incluso quello. Vogliono quello lì.
Quindi ragazzi, io direi che se siete interessati, qui sotto in descrizione troverete sicuramente il link di narrativa, il sito, la pagina Facebook dove trovate ovviamente i vari cataloghi e ovviamente troverete il link anche dell'escape room di Rimini. Così da, se siete di quelle parti, perché no, andare a farci un salto. Magari non è ancora tempo perché bisognerà ancora aspettare un attimo, ma magari ragazzi tenete d'occhio questi canali per scoprire per l'escape room di Lucca, ragazzi. E che altro dire? È stata una chiacchierata divertentissima, come al solito, Michele, Grazie. hai questo modo di trattare l'argomento del gioco di ruolo con una pacatezza, ma allo stesso tempo un'energia dentro che trovo veramente fantastica. Eh beh, sono tanti anni di mastering barra giocatore, quindi poi comunque una passione. Ti Esatto. confesso che quando è nata narrativa, il punto chiave era così ho una scusa per farmi tutte le fiere andare a giocare in continuazione. Ovviamente, ecco un'altra cosa, nelle varie fiere che, dove vedrete partecipare narrativa, probabilmente troverete Michele che si sta divertendo a far giocare il proprio gioco, ragazzi. Quindi, se avete la possibilità di andare a una fiera dove compare il marchio di narrativa o dove sapete che narrativa è presente, andate per ovviamente salutare Michele, magari chiacchierarci voi di persona, farvi raccontare qualche aneddoto della sua carriera di master, giocatore e giocatore di ruolo. Ricordate, ragazzi, sempre che Michele, per assurdo, sta facendo quello che, cioè, funziona narrativa perché Michele di base punta al divertimento, ragazzi. Punta al voglio giocare, voglio far giocare le persone. E quello è Gioca sempre e fai giocare. gioca e fai giocare, ragazzi. Quello deve essere sempre per tutti quanti veramente il punto. Se si smette di giocare, rimane solo la parola di ruolo. Di ruolo sono tutti. Uno può essere di ruolo un avvocato, di ruolo un operaio, di altro. È il giocare che ci differenzia da qualsiasi altra, diciamo, attività. Quindi, ragazzi, io ricordo, ragazzi, tutti i link che metterò qui sotto. Ringrazio ancora una volta Michele di Narrativa. Io vi rimando a settimana prossima con un'altra intervista sulla nostra Road to Lucca. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, bagai! Ciao! Se ti interessa vedere sempre più video, prodotti, fumetti di The Evil Company e Dice Games Italia, beh, non ti resta che diventare Patreon, così tutto questo diventerà possibile. Che aspetti? Vai al link.